Vola Nintendo, il gigante giapponese dei videogames, ha rivisto nuovamente al rialzo le sue stime per l'esercizio 2020-2021 dopo un terzo trimestre che ha confermato gli ottimi risultati e l'aumento delle vendite legate ai lockdown mondiali che hanno riportato in auge la console e i suoi giochi. Nintendo conta di chiudere l'esercizio il prossimo 31 marzo con un utile netto di 400 miliardi di yen, pari a 3,1 miliardi di euro, più 55% su base annua. Un successo oltre le aspettative per la console Nintendo Switch, che con oltre 79 milioni di unità in tutto il mondo in nemmeno 4 anni dalla sua uscita, ha superato le performance già alte di Nintendo 3DS. La compagnia giapponese al momento non ha intenzione di fare un annuncio a breve su un nuovo modello di Nintendo Switch. Tra i giochi sviluppati, Nintendo si sta concentrando su Super Mario e il bundle di Monster Hunter. La classifica dei titoli più venduti vede sempre Mario Kart 8 Deluxe al primo posto, seguito a ruota da Animal Crossing New Horizon e Super Smash Bros. Ultimate.